scusate se parlo piano, come sempre ormai chi mi conosce lo sa, quando parlo piano è perché c'è Fede di là che sta riposando. Benvenuta in un nuovo video super chiacchiericcio, un altro dei video più speciali per me dopo quello in cui vi ho annunciato la mia gravidanza. Mi avete richiesto in tantissime il video del primo trimestre in cui vi raccontavo come l'ho scoperto, come l'ho detto a Riccardo, insomma, queste cosine un po' sfiziose, un po' curiose, soprattutto molto emozionanti. Essere sintetica non è tra le mie doti, ecco, quindi farò il possibile per sintetizzarvi in maniera ottimale questi tre mesi che per me sono passati veramente, veramente in maniera super veloce. Sono passati velocemente perché ho scoperto molto tardi di essere in dolce attesa. Avevo dei sentori ma non volevo crederci e ora vi spiego un po' il tutto in maniera appunto sintetica. Ci proverò. Allora, contate che io e Riccardo abbiamo sempre desiderato farci una nostra famiglia. Abbiamo iniziato a parlare concretamente di questo sogno sotto le feste di Natale e intorno a fine febbraio, giù di lì, abbiamo iniziato a provarci. Appunto non succedeva nulla intorno appunto a metà maggio. Quel giorno, tra l'altro, avevo anche vloggato il giorno della visita di controllo, se lo trovo vi lascio il link qui sopra a quel vlog, ve lo lascio anche nell'info box in caso, e ho fatto una visita di controllo per vedere solo che fosse tutto a posto, perché comunque era un controllo ogni tanto ci vuole, e già che provavamo appunto ad avere un bimbo o una bimba, ho detto ok, facciamo una visita di controllo, vediamo se è tutto ok. La visita non è andata come speravo, forse ve ne avevo parlato, non ricordo cosa ho detto nel vlog, so che vi ho parlato appunto di questa dieta super restrittiva che dovevo avere, perché appunto diciamo che ovulavo un mese sì, un mese no, avevo un po' tutto sfalsato. Io non ho sempre avuto un po' di problemi con il ciclo, sempre irregolare, doloroso, insomma, quindi non è che mi aspettassi grandi notizie, però non mi aspettavo neanche questo, quindi mi ha detto che probabilmente non arrivava perché saltavo l'ovulazione, questi problemi qua. Quindi mi ha dato questa dieta super restrittiva, non è che mi ha dato una dieta, però mi ha vietato tutti gli zuccheri, perché per questo problema, togliendo gli zuccheri, poi mi ha dato anche degli integratori appositi per riprendere il tutto molto più velocemente, in maniera ottimale. Ho fatto la cura, è bastato un mese neanche di cura, perché poi io, facendo due conti anche poi con la ginecologa, che infatti ho chiamato tipo, dunque l'ho vista a metà maggio, l'ho richiamata da giugno, i primi di luglio, quindi un mese e mezzo dopo. Infatti le mi ha detto, ah perfetto, ti ho portato bene, perché non se l'aspettava neanche lei. E niente, quindi io adesso parte l'emozione, quindi perdonate se inizio di nuovo a balbettare, un po' come il video in cui vi ho annunciato il tutto, ma sono cose un po' che mi emozionano. E niente, per l'appunto io ho scoperto tardi, perché la ginecologa mi aveva avvisato che avrei potuto saltare il ciclo, quindi io vedevo che il ciclo non arrivava, ho detto se vabbè, sarà il solito problema di cui mi ha parlato la ginecologa, quindi ho detto boh, non ci do neanche peso. Contate che dalla visita della ginecologa il ciclo non mi è comunque mai più arrivato, perché praticamente mi è saltato un mese davvero, e poi il mese successivo anche non arrivavano di nuovo, al che ho detto no vabbè, cioè mi pare un po' esagerato, ma sì, compro un test. Ho comprato un test e ho detto ma avevo dei dolori anche tipo ciclo abbastanza forti, mi ricorderò sempre quella mattina perché sono proprio andata in bagno, ho preso il mio bel test, dormivano tutti,
E ho detto, ma cosa lo faccio a fare? Cioè, mi sembrava un po' uno spreco, perché comunque quando cerchi un bambino i test di gravidanza sono un po' come oro e poi costano cari. Quindi ho detto, ma cosa lo faccio a fare che sento i dolori del ciclo, starà arrivando. Ho detto, vabbè, senti, togliti il pensiero e fallo. Cioè, ormai sei qui, ti sei svegliata anche presto, comunque la prima pipì del mattino. Lo faccio proprio. Scialla scialla, come si suol dire, no? Lo faccio, ma tanto sarà negativo, come gli altri, perché poi, avendo spesso ritardi, ne avevo già fatti altri, avete voglia da febbraio, ne avevo già fatti almeno altri tre. E ho detto, se vabbè, il solito negativo, poi non volevo rimanerci neanche male. Faccio la pipì sul solito stecchino, lo appoggio lì sul mobiletto, attendo, nel frattempo mi lavo, mi sistemo, lo prendo. Proprio convinta che non ci fosse una lineetta sola, faccio così, lo poso poi. Scusa, ho visto bene, ho rimesso a fuoco, boh, sono scoppiata a piangere in bagno da sola, dalla felicità, non ci potevo credere, ero veramente. Cioè, in quel momento lo desideri così tanto che. Cioè, sì, piangi di gioia. Ma, cioè sì, sono incinta, poi. Oddio, sono incinta! C'è un attimo di terrore anche ti viene, no? Comunque, tutte voi mi avete detto, come l'hai detto a Riccardo, siete state molto curiose. In realtà gliel'ho detto nella maniera più semplice del mondo. Mi sono immaginata mille cose il giorno che rimango incinta, gli faccio una mega sorpresa, me lo studio, non glielo dico subito, gli faccio. Ma ero così felice in quel momento che sono venuta qua in camera da letto con ancora il singhiozzo del pianto che ho avuto. Mi sono ripresa un momentino di, insomma, di calma. Mi sono seduta qui al bordo del letto. Ho scosso piano piano, l'ho chiamato, amore, amore. Lui mi ricorderò sempre aperto tipo mezzo occhio. Io gli ho fatto così, gli ho fatto vedere il testo così, lui in 0,5 secondo ha spalancato gli occhi e aveva i cuoricini al posto delle pupille. Ragazze, è un momento indimenticabile, credo che sia stato più bello così che con mille sorprese che potevo fare calcolate e studiate, perché ci siamo abbracciati. Abbiamo pianto e siamo stati così in silenzio per almeno 5-10 minuti senza dire niente. Eravamo io e lui e il mondo per me non esisteva più in quel momento. Io e lui abbracciati e basta. Fede dormiva, beato. Ovviamente a lui non abbiamo potuto dire nulla perché, scusate il telefono. Abbiamo voluto aspettare che fosse sicuro per non dargli una delusione né a lui né alle famiglie. Una delusione, più che altro, sì, lui sì, perché è piccolino, quindi andargli a dire no, il fratellino non ce l'ha fatta o c'è stato un aborto, come faccio a spiegarglielo? Quindi, sinceramente, a lui l'ho detto una volta che era confermato, poco prima di dirlo alle famiglie. Quindi è stato veramente magico, magico, magico. 2 giorni dopo, appunto, Ricky mi ha regalato la collana con forata, quella che sapete, non è memoria, questa qui tra l'altro ce l'ho addosso. Infatti dico sonaglino con i cuoricini forellati. Mi emoziono ogni volta che ci penso, ci avrò messo solo 20 minuti a raccontarvi questa cosa, però ci tenevate tanto a sapere come l'ho detto a Ricky e l'ho detto così. Alle famiglie abbiamo fatto appunto questo regalo, questa cornice di cui vi ho già parlato, quindi l'abbiamo detto in quel modo lì, e a Federico invece forse l'altra volta ho tralasciato, ho dimenticato di raccontarvi di Fede, gli abbiamo fatto un orsacchiotto con dentro tra le braccia una pergamena con l'ecografia del fratellino, con scritto fratellino o sorellina, con scritto per il mio fratellino maggiore, fratello maggiore. Lui era felicissimo, faceva i salti nel soggiorno perché. L'ho sentito una notte che appunto invocava la cicogna di portargli un fratellino. È stato bellissimo sentirlo prima di andare a letto, pensava che io non lo sentissi. E ha
detto proprio: cicogna, ti prego, Ricky e mamma si vogliono tanto tanto bene, vorrei tanto un maschietto. Vi giuro, lì mi si è sciolto il cuore. E comunque niente, questo è quello che riguarda l'averlo scoperto, quindi l'ho scoperto che ero di 5 mi pare settimane, alla sesta ho fatto la prima ecografia, che è quella che vi ho fatto vedere, dove si vede un fagiolino, praticamente si vede niente, però si vedeva appunto già le pulsazioni, il battito non ce l'ha fatto sentire perché era presto, però già c'era il battito del cuoricino, quindi comunque mi sono tranquillizzata. E niente, lì abbiamo fatto la prima ecografia a 6 settimane, io l'ho scoperto esattamente il 4 luglio mi pare, poi il 5 abbiamo comprato anche il test digitale per sapere di quante settimane, ovviamente mi dava il massimo, mi dava 3 più quello della Claire Blue, e quindi abbiamo avuto una doppia conferma, ci abbiamo creduto realmente quando abbiamo fatto l'ecografia la settimana successiva, che ero appunto di 6 settimane. E lì ci siamo di nuovo commossi, insomma è stato rendersene conto. E poi niente, le cose sono andate avanti, io lì stavo ancora bene, poi ho iniziato le nausee. Le nausee sono iniziate abbastanza tardi, sarò stata di 8, 9, 10 settimane, adesso non ricordo più bene. Comunque si stanno attenuando, ora vanno e vengono, c'è dei momenti in cui mi basta un colpo di tosse che mi prende da vomitare, o uno starnuto, insomma basta un qualcosa che mi stimola, che mi parte la nausea forte, se no se sto tranquilla non c'è, per il momento mi sta dando degli attimi di pace, degli attimi di sclero, però va meglio rispetto alla decima, dodicesima settimana. E cos'altro vi posso raccontare? Fatemi pensare. Ovviamente tante analisi. Sono andata poi a ritirare l'agenda della gravidanza, perché qui in Piemonte, credo anche in altre regioni d'Italia, c'è in dotazione questa agenda della gravidanza, molto carina, un'agenda d'anelli. Adesso non ce l'ho sotto mano, è nell'altra stanza, quindi sveglierei Federico, però è un'agenda d'anelli con dentro tutte le impegnative degli esami di routine da qui al 9° mese che potete fare gratuitamente. E quindi tanti buchi nel braccio, tanti prelievi, tanti esami. Per fortuna ogni tanto ci sono questi momenti di pausa, tipo adesso che non ho esami, no, forse ne ho un prelievo il 6, però poi fino ad ottobre, fino alla morfologica, sono tranquilla, mi pare sia ottobre, sì. Comunque ho le date di là, mi devo un attimo far mente locale e segnarmi tutto anche sul cellulare, così almeno mi suona e mi aiuto. Però sì, c'è tanti tanti esami da fare, ci vuole tanta pazienza, perché comunque se hai mal di testa non puoi prendere farmaci, e se hai la nausea puoi prendere l'antinausea, però io cerco di non prendere nulla perché non mi va di prendere medicine, se posso evito, devo essere proprio morente, altrimenti evito. E che altro? Questo è quanto, non mi viene in mente altro da raccontarvi, però il primo trimestre più o meno è stato questo, nel senso che contando che l'ho saputo a 5 settimane ho poco da altro da raccontare, ecco, perché comunque sapendolo tardi ho da raccontarvi quel mese e mezzo, ecco, più o meno. Quindi poi vabbè, c'è stata l'altra ecografia, ma sì, lì ero a fine primo trimestre, che è stato bellissimo perché abbiamo visto una manina che faceva ciao, è una cosa magica, veramente. Io sono orgogliosa di essere donna, perché questa è una possibilità che noi donne abbiamo di vivere queste emozioni, per carità si soffre. Io poi già ho avuto un figlio, quindi so anche come il parto, e l'ho avuto naturale, quindi so com'è, tante di voi sono mamme e sanno com'è, anche il cesareo per carità non è una passeggiata, perché comunque si soffre dopo, invece col parto naturale si soffre prima e poi dopo si sta un po' meglio, anche se anche lì c'è un po' il dopo, insomma c'è il pro e il contro in entrambi i casi.
è doloroso, ma ne vale assolutamente la pena, sono emozioni uniche veramente. Sto pensando cos'altro raccontarvi, perché non mi viene in mente altro. Io credo che questo sia il sunto del mio trimestre, sarà durato 40 minuti, quindi ora cercherò di controllare cosa ho detto, se riuscirò a tagliare qualcosa. E niente, sicuramente vi farò anche il video sul secondo trimestre, adesso sono nel secondo trimestre. In famiglia, come vi ho già detto, si scommette se sarà maschietto o femminuccia. Anche sul web ho notato che scommettete tantissimo, e tantissime, quasi tutte. Adesso che ci penso, nessuna di voi mi ha detto secondo me è un maschio. Tutte mi state dicendo secondo me è femmina, secondo me è una Robertina. Io, inutile negarvi che spero in una femmina, perché ovviamente ho già avuto il maschio, quindi vorrei una femminuccia. E poi vedermi Federico che fa da fratello maggiore deve essere qualcosa di spettacolare, anche perché lui è un bambino molto premuroso, molto dolce, quindi l'idea di vederlo e di vedere Riccardo come un papà geloso, un papà protettivo con la sua principessina, mi piacerebbe tanto. E se invece fosse un piccolo principe, avrò Piccolo Principe 2 in ritorno e avrò un altro maschietto che si accozzerà a me come Federico, che non mi lascerà un attimo tranquilla. Però sono tanto dolci i maschietti, perché sono molto attaccati alla mamma, quindi sono premurosi, sono dolci, insomma anche il maschio mi piacciono entrambe le cose. Però avendo già vissuto l'esperienza del maschietto, insomma la femminuccia anche con le gonnelline, c'è più sfizio a comprare magari l'abbigliamento, insomma ci sono tanti aspetti, no? C'è il pro e il contro, fargli le acconciature carine, è un po' più una bambolina, no? Quindi forse dà anche più spazio al divertimento, nel senso dell'abbigliamento, queste cosine superflue alla fine, per carità. L'importante è che stia bene, io spero che sia sempre tutto a posto, spero che, insomma, mi tranquillizzerò quando lo vedrò sul mio petto il giorno che nasce, quindi fino ad allora sono sempre così. Oh, speriamo. E niente ragazze, io vi lascio, perché tra poco il pupo si sveglia e dobbiamo anche uscire. Penso che farò anche un mini vlog per voi oggi che esco, una volta tanto, anche perché 2 giorni che diluvia, quindi oggi che c'è un briciolo di sereno e un briciolo di sole, pensavo di uscire e fare un vlog. Devo giusto comprare 2 scemenze, quindi spero vi faccia piacere. Io vi saluto prima che la videocamera esploda, perché non sono brava con le sintesi, perdonatemi. Spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un grande bacio. Ecco, appunto, saranno le 4 perché ha suonato. Alla prossima, ciao! E giusto per concludere il video del primo trimestre, a questo punto, anche se l'ho già fatto vedere nel vlog precedente a questo video, sì, l'ultimo vlog, vi mostro la pancina a fine trimestre, insomma sono già al 4° mese inoltrato, però insomma così vedete la panciotta a fine trimestre. Allora aspettate che mi organizzo, perché è una maglia larga questa, quindi proviamo, ecco, forse così si vede qualcosa la panciottina. Comunque in caso la trovate anche nel vlog precedente a questo video. Vi mando un bacio.